Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti nella nuova stanza in cui andremo a registrare i prossimi video. Io sono molto molto contenta di essere qui oggi. Penso che come location sia molto più adatta, insomma, ai video che andiamo a fare. E nel tavolo potrete vedere, insomma, tutti i DIY mentre li sto facendo, quindi potete proprio vederli man mano che li faccio, e quindi questo comporterà anche una modalità di editing diverso. Non vedrete più soltanto le mie mani che lavorano, ma anche me mentre lo faccio. Quindi benvenuti, spero che vi sentiate a casa. Oggi prima cosa che andremo a fare è decorare la nostra stanza. Siamo in autunno e quindi quello che ho pensato è di realizzare qualche decorazione molto molto autunnale, e andiamo appunto a farle insieme. Io ne ho già realizzate un pochine, ma andremo a realizzare insieme appunto una di queste decorazioni, in modo da vedere come le ho realizzate, e poi andremo ad appenderle tutto intorno a me dietro lo sfondo, in modo appunto da dargli più quest'aria autunnale. Ma andiamo prima a realizzare questo DIY. Adesso perdonatemi, come primo video non sarà bellissimo, devo aggiustare le luci, devo aggiustare l'inquadratura. Aiutatemi voi sotto nei commenti in modo che io possa capire meglio, insomma, come sistemare il tutto. Ditemi poi se vi piace la novità e come migliorare appunto i video, le luci, l'inquadratura, eccetera eccetera. E adesso spero che si veda, io registrerò tutto così, però con l'aiuto di un altro accessorio, se riesco a posizionarlo, cercherò anche di riprendere quello che faccio dall'alto. Adesso vediamo il tutto come viene fuori, se riesco a farlo oppure no. La prima cosa che andiamo a fare per realizzare queste decorazioni è recuperare un foglio e andare a realizzare la sagoma dei nostri soggetti. Io come soggetti ho scelto le foglie, i funghi, le noci, un'altra foglia, questa a punte, e poi la castagna. Ma prima di cominciare lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e ricordatevi che cliccando sulla campanellina potrete rimanere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video nel canale. Quindi il primo passaggio è quello di andare a disegnare le sagome dei nostri soggetti. Adesso io le disegnerò a mano. Se non siete capaci a disegnare o non siete bravi a farlo, potete stampare il soggetto direttamente con il computer, con la vostra stampante. Io, come vi dicevo prima, andrò a farlo andrò a disegnarlo da sola. Allora, quello che vado a fare è il fungo, quindi io vado a realizzare la parte sotto del funghetto e poi il cappello. Allora, questo qui è il mio funghetto. Quello che vado a fare ora è ritagliarlo. Il secondo passaggio è quello di prendere i cartoncini colorati e ripassare la sagoma sui vari cartoncini. Adesso, nel caso del funghetto, vado a dividere anche il funghetto il cappellino del funghetto dalla parte sotto, perché appunto sono di due colori diversi. Se invece dovete fare la foglia, questo passaggio non è necessario. Quindi andiamo a tagliare il funghetto. Questa parte qui andremo a ricalcarla nel foglio bianco, mentre il cappellino andremo a ricalcarlo nel foglio rosso. Adesso, se dovete farne tanti, vi consiglio di disegnarli prima tutti con la matita e poi passare a ritagliarli. Io devo fare solo questo, quindi lo ritaglio semplicemente seguendo la sagoma. Quindi ecco qui il cappellino del nostro funghetto. Adesso vado a ritagliare anche questo. Lo vado a tagliare un attimino più lungo, un centimetro in più, mezzo centimetro in più, in modo da avere lo spazio per mettere la colla ed incollarlo al cappellino. Il prossimo passaggio è quello di incollare i due pezzettini del fungo
Vi suggerisco di utilizzare una colla stick con una buona presa perché si asciuga subito e perché non si scolla con il tempo. Quindi un po' di colla, mettiamo qua, lo andiamo ad incollare e poi mancherebbero i puntini bianchi sul funghetto. Allora, quelli sono facoltativi, quindi se non li volete disegnare, non li disegnate. Le due alternative sono o crearli con la carta o disegnarli con un pennarello bianco come ho fatto io. E adesso andiamo ad appendere tutto nella nostra stanza. Ok, adesso andiamo ad incollare tutte le nostre decorazioni. E per farlo si possono usare diversi metodi, c'è la colla a caldo, lo scotch, le graffette oppure la pinzatrice, insomma, quello che preferite. E niente, con questo è tutto, io ho decorato la mia stanza e decorerò anche il mio tavolo per fare gli sfondi per i video con pigne e foglioline, quindi insomma. Con questo è tutto, ci vediamo prestissimo con il primo video in modalità autunno. Ciao!